La novità in questa ennesima manifestazione contro la realizzazione del gasdotto a Sanfoca è stata l'assenza del comitato NoTap, l'anima dell'opposizione a quest'opera fino ad oggi. Questo per non rischiare, secondo il portavoce, il coinvolgimento e la strumentalizzazione da parte dei partiti. Una manifestazione per dire no a TAP, per dire no al gas, al gasdotto, poiché anche il fabbisogno di gas internazionale, europeo, è calato. Quindi come mai questo gasdotto? Questo gasdotto è frutto unicamente di una speculazione. Noi sappiamo che dietro questo gasdotto ci sono gli interessi di D'Alema e del suo braccio finanziario De Santis, che si sono mossi già qualche anno fa. Era un gasdotto anche fortemente voluto dal governo Berlusconi, per cui in piena coerenza bipartisan. I consumi di gas stanno diminuendo, tra l'altro ci saranno prese delle prescrizioni vincolanti che ci obbligheranno, in quanto in Europa, a diminuire del 40% le importazioni di combustibile fossile, per cui dal momento che il gas, anche se lo chiamiamo naturale, sempre combustibile è, a cosa ci serve questo gas se non a spartirsi questi 40 miliardi e a impoverire questo territorio che non potrà più vivere di piccole microimprese, di imprese balneari, che vedrà tradito anche quella promessa di investimento nel turismo da parte della Regione Puglia. Ecco, in quest'ultimo periodo parecchi partiti hanno aderito al no, al comitato del no. Crede che dipenda anche dall'avvicinarsi delle elezioni? Guarda, non lo so, io farei conto di una cosa, di sfruttare quest'onda, e allora chiediamo al Partito Democratico e a Forza Italia di metterci la faccia e chiedere immediatamente l'abrogazione del disegno di legge di ratifica e chiedere immediatamente lo scioglimento di questo accordo intergovernativo, dal momento che ancora non è partito nulla, si fa ancora in tempo. Con la pressione dei cittadini, ce ne sono migliaia qui giunti a sfilare e ad ascoltare poi la proposta per una nuova Puglia, che non deve essere necessariamente del Movimento 5 Stelle, ma che è della Puglia, che la vuole sana, pulita, turistica e bella soprattutto. Quindi tutto si può fare, anche se lo fanno soltanto per le elezioni, purché lo facciano. Una manifestazione voluta e organizzata dai meetup del Movimento 5 Stelle, che hanno sfilato in corteo da Sanfoca a Melendugno fino a raggiungere in serata Piazza Sandro Pertini, dove era atteso l'intervento di Beppe Grillo, giunto nel Salento qualche ora prima. Un'opera di fantascienza, così l'ha definita il leader 5 Stelle, un progetto calato dall'alto che minaccia il turismo e le bellezze del Salento, per la quale dovrebbe essere la cittadinanza a dover decidere attraverso un referendum. È una battaglia di democrazia, ha continuato Grillo, faranno un impianto che funzionerà tra 20 anni. Il carburante del futuro è l'intelligenza. Se loro verranno a fare il gasdotto in Puglia, da qualsiasi parte, anche con l'esercito, noi ci metteremo il nostro esercito. Infine, l'attacco al presidente della regione Vendola, colpevole, secondo Grillo, di non essersi opposto al progetto quando avrebbe potuto farlo. Accuse infamanti per il presidente della regione Puglia, che avrebbe già annunciato querela.